Andiamo a sconfiggere Nasty Nork. 96%. Only Craps, vigilanti ragazzi, sono Mezzevossa e sono tornato con il 12esimo e probabilmente ultimo episodio della mia serie della mia vita, Memory Flu, su Spyro the Dragon della Reignited Trilogy. Perché ho detto probabilmente ultimo episodio e non penultimo? Perché ragazzi, mi sa che non farò l'episodio sulle parti extra delle abilità, dei punti abilità, ecco qua, perché probabilmente sono abbastanza lunghi da fare. Quello che però voglio fare, ragazzi, è una volta che sconfigo Nasty e faccio questo livello particolare, voglio controllare la percentuale di completamento e da lì, in realtà, guardando quella, capirò, valuterò se fare o meno questo barra questi episodio barra episodi extra, ok? Per adesso ragazzi noi ci focalizziamo su quello che bisogna fare sicuramente, ovvero Nasty Nork o Nasty Nork o era Nasty Nork, non mi ricordo, nello gioco originale, e questo magico livello ultimo. Andiamo a prendere Nasty Nork. Neanche il tempo di prendere la miniatura. E ti pareva che nell'ultimo livello, ultimo per modo di dire, doveva esserci il volo buggato? Allora ragazzi, battaglia contro Nasty Nork, che di battaglia non ha praticamente nulla. Abbiamo nessuno drago, ragazzi, mi raccomando, e solo gemme da prendere. Per di qui non possiamo ancora andare, quindi ci focalizziamo sulle gemme che sono in questa piazzola centrale. Ovviamente, c'è un ladro. Ovviamente non possiamo raggiungere Nasty Nork con un semplice salto, bisogna andare per di là. Ah, la chiave, giusto, bisogna ogni volta rincorrere il ladro finché non si prende la chiave, che ho già preso la prima ovviamente. L'ha presa in automatico? Sì, a quanto pare sì. Quindi noi ora facciamo questo percorso che in realtà, ok, è molto semplice. È abbastanza lineare questo livello, perché appunto di battaglia boss, come tutte le battaglie, tra virgolette, battaglie boss, finora non hanno niente di battaglia boss. Il secondo Spyro ha delle vere boss battle, ok? Quindi noi ora, c'è una cutscene per caso che vale la pena di mostrare, di apertura della porta? No ragazzi, direi di no. Ah, ma da... c'era per caso un cibo? Mi pare di sì, di averlo visto. I topi? C'erano i topi? Dai, li ho visti prima. Non ci sono più. Devo stare attento a quanto pare. Ok, questa volta non sono riuscito a prenderlo. A questo punto tanto vale prima controllare tutto quello che si può prendere. Perfetto. Ok, e poi ci concentriamo, ragazzi, scusate, ci focalizziamo sul ladro. Me lo ricordo questo pezzo. È molto bello questo livello, ragazzi, graficamente parlando. Ok, e tra l'altro ragazzi, con queste 500 ultime gemme arriviamo a 12.000, ma saranno solo quelle le gemme totali? Chissà ragazzi, chissà. Allora, siamo spuntati fuori da qua, che non è lo stesso, esatto, sì, e ora andiamo a prendere il ladro. Ok, devo avvicinarmi il più possibile, posso tagliare da qualche parte? Vediamo un po'. Per adesso lo insegue e basta, per adesso. Ok. Dovrei... in realtà sono abbastanza vicino, in realtà. No, non basta ancora. Perfetto. A questo punto usciamo di qua. E ora apriamo, magari senza morire. Non posso aprire subito Nasty, vero? Fammi controllare. Sì, perfetto. Ragazzi, questa non è una cutscene che serve. Posso già colpirlo? No, mi sa di no. Qua non c'è niente, quindi andiamo avanti. Mi serve un cibo assolutamente, ragazzi. Si troveranno un sacco di gemme qua. Sì, appunto, si troveranno un sacco di gemme perché, vedete ragazzi, gemme molto corpose, gemme da 10. Ok, devo stare attento a non cadere, ovviamente. Spero di trovare anche qualche vita, tanto per... Perfetto. Qua sopra c'è qualcosa... no, perché non si può andare sopra.
giusto? Immaginavo. Ok, ovviamente ragazzi oggi è mercoledì, quindi dopo devo andare in palestra. Spero di riuscire a mettere, ad renderizzare, a montare questo video mentre sono in palestra, così almeno da risparmiare tempo. Però non so se ce la farò. Al massimo lo edito anche e lo renderizzo dopo. Se non ce la faccio vuol dire che è perché non sono riuscito ad editarlo completamente. Non che ci sia tutta sta roba da editare, i pezzi di audio più che altro. Ora sono a 2 ovviamente. Ok. Ah, è scappato. No, non penso di doverlo colpire. Mi sa che lo devo colpire soltanto alla fine. Giusto? Sì, penso di sì. E per di qua siamo all'inizio. Oh, devo rincorrerlo come un ladro. È davvero un ladro, Nastinork. Sì, devo rincorrerlo, ragazzi. Ok. Siamo sbucati all'inizio di questo percorso. Almeno credo, perché... vediamo un attimo. Sì, sta ancora scappando. A quanto pare devo rincorrerlo, ragazzi. E forse per 3 volte o una sola? In tutti i boss almeno 3 colpi devono ricevere, giusto? Credo. Vieni qua. No, l'avevo colpito, l'avevo. E che veloce che corre, Cristo santo. Ok, devo stare attento. Ok, ho rischiato un pochino, forse. Devo stare calmo, è pur sempre la boss battle finale. Ok, cerca di curvare. Ah, ma che brutta curva. Che curva U e contro U. Vieni qua, bastardo. Ora si fermerà o scapperà subito? Ok, ora siamo a 3. È tornato qua, no, vero? Non ho visto. Comunque, ora siamo a 3 scenette di cui devo far sentire l'audio. Questa è una piccola scenetta, ragazzi, che vi ho fatto sentire. Mi prude l'occhio. In realtà la palpebra inferiore. L'ho perso, ragazzi, ho perso Nastinork. È tornato per caso. Mi sa che era tornato lì, ragazzi. Già. Fatemi un attimo ricontrollare. Sì, almeno dicendo quante scenette ho da far sentire. Mi ricordo. Oh, giusto, è vero, è vero. Ah, devo sbrigarmi qua. Perché si ritraggono, esatto. È giusto dire si ritraggono? Ok, stavo per cadere. Ce la faccio? Sì, ce la faccio abbondantemente. Così almeno mi ricordo. Sei fritto, Nork. Scusa se ho fatto tardi. Mi stavo dimenticando di te. Cosa ne dici di Nastinork? Nastinork è fritto. Quindi ora è tornato l'ordine nel regno dei draghi? Beh, quasi. Ho ancora un tesoro da recuperare. Che cosa farai ora? L'unico limite è il cielo. Votate Spyro for President. Allora ragazzi, questi titoli di coda, lo so, perché ho visto l'ultimo episodio della serie di Pokétonks, lo so, lo nomino sempre, sono lunghissimi e non skippabili. Siamo di nuovo con quel bug. Non skippabili. Intanto saremo l'ultimo drago, ragazzi. L'ultimo per davvero. Magnus o Magnus. Nesti è storia antica ormai. Ma cosa c'è lì dentro?
Credo che sia il tesoro di Nesty, ma il cancello si aprirà solo dopo che avrai trovato tutto quello che c'è da trovare nel regno dei draghi. Torna quando avrai raggiunto il 100%. Sono ricco! Tesoro di Nesty, ragazzi. Esatto. Ora abbiamo raggiunto il 100%, ma giustamente salvando l'ultimo drago, mancava ancora l'ultimo drago, abbiamo il tesoro di Nesty. Dico la verità, non pensavo che fossero skippabili i crediti, i titoli di coda, anche perché altrimenti avrei fatto le premesse finali. Ma a questo punto, ragazzi, tanto vale farle dentro il livello, scusatemi, non è vero, dopo il livello del tesoro di Nesty. Entriamo nell'ultimo livello, ragazzi. Allora, ragazzi, lì in fondo c'è già il vai a casa, il portale. Quante gemme avrà mai questo livello? 2000. Eh sì, ragazzi, perché è il tesoro di Nesty. In questo livello, ragazzi, se non mi ricordo male, c'è il volo abilitato. Però, cosa molto particolare di questo livello, noi non possiamo volare più in alto di un tot, vedete? Non posso raggiungere quelle gemme. E se non mi ricordo male, posso pure andare lì dentro, però mi sa che essendo da questo lato una salita, quindi dall'alto sarà una discesa, rischio di andare addosso alla lava. Ogni volta, ragazzi, che saliamo più in alto, tipo in questo punto, che a volo non ci arrivo, possiamo volare sempre più in alto. Vedete, ragazzi, che il volo qui è normale, fa la caduta. Perché ogni volta, intanto, ragazzi, gemme da 25, mi sa che qua ci sono soltanto gemme da 25 e da 10, altrimenti non ce la si farà mai a fare questo livello. Vedete? Ora cado, ma se vado qui sotto posso volare. Ogni volta che si va più in alto, non mi ricordo però cosa, non voglio morire, non voglio provare a morire per niente, non ci sono nemici in questo livello. Oh, a parte i ladri a quanto pare, forse sono i ladri, ragazzi, sono i ladri. Sì, che ti sbloccano il punto dove puoi volare più in alto. Non ne ho presa neanche una. Ok, almeno una l'ho presa. Allora, in realtà, ragazzi, è molto semplice questo livello. Sì, però attenti a non perdervi nessuna gemma, ok? E intanto vediamo, vediamo due cose. Quanto dura questo episodio con le premesse finali? Esatto, vedete? Oh, ah sì, fino a qua, giusto. Oh, ho raggiunto un altro punto più alto, ho raggiunto, ottimo. E poi vediamo anche la percentuale di completamento. Intanto prendiamo questo ladro. Non mi conviene volare, vado più lento, vado. Vieni qua, cerco di tagliare, ragazzi. Però mi sa che vado a sbattere su questo condensatore. Cos'è, insomma, sembra un alto forno. Perfetto. Chiave presa. E abbiamo visto, ragazzi, che c'era una porticciola. Intanto siamo già a 350 gemme. Vedete, ragazzi, ora possiamo volare più in alto. Intanto apriamo per di qua, che non so cosa ci sia dentro, ragazzi. Un punto più alto. Un punto più alto, ok. E ogni volta che si raggiunge un punto più alto vuol dire che si può volare da un'altra parte. Per esempio, ora noi possiamo volare di qua. Prima non potevamo. Ok. È un bel livello questo, ragazzi, è proprio un passatempo. Vai, tutte e due, 10 e 25, ragazzi, ve l'ho detto, solo gemme da 10 e 25. Questo dovrebbe essere semplice da prendere, in realtà. Basta tagliargli la strada. Il problema è che se gliela tagliate troppo, lui gira dall'altra parte. Vero? Ah, che fastidio, ragazzi. Ok, provo a premere il pulsante. Perfetto. Vi ricordate il famoso pulsante, ragazzi? Non so se era tasservo oppure no. Allora, e ovviamente è l'una, quindi mi devo sbrigare. Ora, dobbiamo tornare indietro, mi sa, perché ho visto che... Vedete, ragazzi, ora possiamo raggiungere questo punto massimo. Non ci andrei ancora per di là. E andiamo ad aprire questa porta, dove non ci sono, appunto, audio da far sentire, perché... Oh! Dove è andato? Ah, ora possiamo arrivare anche lì sopra, in effetti. Dove è andato? Lo sto sentendo, in realtà. Perfetto.
Lo inseguiamo, ragazzi. Sì, dai. Ma è uscito soltanto l'aereo? In realtà sembra abbastanza semplice. Ah, curva! No, si era un attimo. È un attimo. Dove è andato? Intanto ne approfitto, ragazzi, per accendere questo fuoco d'artificio che va a colpire, penso, quella cassa che andrò a prendere dopo. Ok, ora andiamo a prenderci questo ladruncolo, che a questo punto non so se dropperà una chiave. Dai, che ci arrivo. Ci arrivo, vero? Quanto ancora devo tagliare? Ma perché fa questa cosa? Penso che lo faccia apposta, ragazzi. No, altrimenti non ha senso. Vieni qua. Vieni qua. Dio santissimo. E sì che comunque. Niente, non riesco a prenderlo, ragazzi. Non riesco a prenderlo. Penso che sia impossibile, in realtà. Ah, ok, devo soltanto tagliare di più. Le prendiamo dopo quelle gemme, ragazzi. Voglio prima andare di qua. E qua cosa c'è? È la porta che ho aperto, mi sa questa, vero? L'ultima. Sì. Sì, è stata l'ultima porta che ho aperto. Da cui è uscito l'aeroplano. Quindi ora sono a 610 gemme. Da qua in alto, ragazzi, se non mi sbaglio, è il punto più alto. No, non è vero, non è vero. Non è vero, non è il punto più alto. Io però posso andare di qua, prendermi un bel po' di gemme e aprire questa porta. Non penso che le chiavi funzionino a porte specifiche. Ok. Altro ladro. Oddio, purtroppo sì. Oh, ricordo. Ora inizia il punto di inseguimento con la lava. Ok. Ora dovrei essere il più in alto di tutti, dovrei essere. Sì, il punto più alto l'ho raggiunto. Allora, abbiamo ben tre casse rinforzate. Il primo fuoco va nella seconda. Ok. Devo stare un po' più calmo, devo stare. Qui sopra non ci posso ancora andare. Poi abbiamo un altro fuoco d'artificio, che a questo punto penso vada di là. E l'ultimo fuoco è quello lì, mi sa. A questo punto, ragazzi, prendiamo prima queste gemme. E non preoccupatevi se sembrano poche quelle che avete preso finora, nonostante sembra che abbiamo quasi completato tutto il livello. Fidatevi, ragazzi, fidatevi. Chi ha già giocato questo gioco, ovviamente da tanto tempo, lo saprà di cosa sto parlando. Saprà di cosa sto parlando. Ora, a questo punto proverei. Siamo a 900. Non è vero. Tante gemme, 940. Ora. Penso di stare andando dalla parte opposta, però l'ho visto il ladro, quindi non impuerta. Non impuerta davvero per niente. Ora cerchiamo di acciuffare questo ladruncolo. Continuiamo a sparare fuoco a non finire. Lui accelera. Ok, ho visto che rischierei di morire se non sto attento. Sì, lo so, ragazzi, sto commentando questo video in modo un po' strano, l'ho preso, sì, ero sicuro di averlo preso. Quindi ora andrei di qua, perfetto, ragazzi, sono tornato al punto giusto. Apriamo quella che penso sia l'ultima porta che dovrei condurre al vai a casa. Lo so che lo chiamo così, ragazzi, è un po' strano. Devo volare su? No. Cosa devo fare qua? C'era solo una gemma? Ah, giusto ragazzi, ora posso volare più in alto. Sì, ok. Raggiungendo quel punto mi ha permesso di volare nel punto più alto di tutti, da poter raggiungere il vai a casa se non mi sbaglio. Esatto, però mi manca una chiave. Eh sì, ah no, è aperto. È aperto. Ok ragazzi, siamo a 950 gemme. Ta-na-na-na. Questo è il vero tesoro di Nesty, ragazzi. Facciamo esplodere tutti quanti questi cassoni di gemme. E qui, ragazzi, ci devono essere. Tra l'altro, c'è una gemma che. C'era una gemma che fluttuava. Più di una.
dovrebbe esserci tutte quante, ragazzi. Buono, ragazzi. Abbiamo completato il gioco al 120%. Questa, ragazzi, questa era la percentuale che mi interessava. Perché? Perché ho visto sempre da Poketonks. Tra l'altro, analizziamo un attimo la stanza di Nesty. Quando ha iniziato la serie su Spyro 2, ho visto che aveva completato il gioco al 120%. E volevo sapere, ero curioso di sapere, in cosa consisteva questa percentuale. Pensavo che fosse in merito ai punti abilità. Quindi, ragazzi, a questo punto, non sono le premesse finali, penso proprio che farò, dopo aver completato tutti e tre gli Spyro, le parti extra in cui farò insieme punti abilità e achievement di Steam, ok? In modo da fare una cosa unica. Penso vada meglio così. Allora, ragazzi, nella stanza di Nesty abbiamo diverse lettere d'amore di Nesty. Abbiamo una porta con scritto Keep Out e No Entry, tra cui un cartello con l'immagine di Spyro. Abbiamo diversi post alla Demotivational. Ve li ricordate, ragazzi? È un meme vecchio. Post alla Demotivational tipo pazienza è per draghi. Infatti Nesty Nork non è pazienza. Knowledge dovrebbe essere tipo knowledge, dove però la K iniziale non si legge. Conoscenza is the power to turn dragons to crystal. È tipo la Nork scienza, è il potere per trasformare i draghi in cristalli. Lì sopra abbiamo teamwork. Is it Nyorks who can't do it themselves? C'è qualcosa che gli orchi non possono fare insieme? Confidence. There's nothing standing between you and your goal. Ok, non c'è niente che stia in mezzo tra te e il tuo obiettivo, tranne che un piccolo, un davvero piccolo drago viola. Altre lettere d'amore, a quanto pare. Imagination, just my imagination, rhymes with devastation. Non so cosa voglia dire rhyme, ragazzi, dico la verità. Imagination, patience, knowledge, practice, l'ultimo che manca da leggere. It's not about being the best, it's about destroying everyone else. Non è che bisogna essere migliore, bisogna però distruggere tutti gli altri, in questo modo sarei migliore. E abbiamo un bel poster di Nesty, che però non posso bruciare, non posso caricare, con una luce di Natale, a quanto pare. E questo in sostanza, ragazzi, era il vero covo di Nesty Nork che abbiamo sconfitto. Se faccio esci dal livello, voglio vedere se compare un qualcosa, una cutscene. Sì, lo so, sto parlando qui, ragazzi, mi dispiace. Tanto, ragazzi, è appunto molto corta questa cutscene. Quella di uscita del livello è molto corta come cutscene. Quindi, a questo punto controlliamo come si chiama lui, si può fare? No, fermo. Vediamo un po', artigiani. No, non sapevo mai il nome di questo Aeronauta. Così, ragazzi, ne approfitto per tornare di già nel mondo degli artigiani, dove il gioco si salverà in automatico. Così facendo mi predispongo per le parti extra, cominciando appunto dal mondo degli artigiani. E tra l'altro, ragazzi, facciamo la premessa finale oppure provo già a fare un... non saprei, ragazzi. Premesse finali, perché, ragazzi, ora siamo tornati nel fantastico mondo degli artigiani, tra l'altro esattamente all'inizio. Se noi facciamo guida, punti abilità, giusto, con select, collina pietrosa, brucia il tulipano rosa nascosto, collina pietrosa, è il primo livello, ragazzi. Ma io direi che potrei fare anche le premesse finali facendo un livello, cercando di trovare questo tulipano rosa nascosto, ragazzi. Tanto per, altrimenti questo episodio viene un po' più corto degli altri e non... cioè, mi dispiacerebbe, visto che nessuno si è mai lamentato della lunghezza degli episodi. Tra l'altro, ragazzi, mi dispiace davvero tanto di aver skippato i titoli di coda, ok? Avrei fatto le premesse finali durante i titoli di coda, e quindi penso che non vi sarebbero interessati troppo, e poi li avrei velocizzati, perché ho visto da Poketonks appunto che durano tantissimo. Allora, tulipano rosa nascosto. Ho qualcos'altro da fare qua? No, c'è soltanto uno solo per lì, uno solo, vero? No, resta. Così volevo fare. Artigiani, piattaforma impegnativa, me la ricordo. Spaventa 6 Nork nelle tende. Ok.
Tulipano rosa nascosto. Nel frattempo incorniamo i nemici. Penso che sia sopra a questo punto, ragazzi, il tulipano rosa nascosto. Però non è detto. Allora, ragazzi, questa serie è andata malissimo. Ma malissimo, ragazzi, purtroppo. È andata davvero male. Già. Forse ho presente in realtà dov'è il tulipano rosa. Dovrebbe essere... Allora, cos'era? Verde, blu, blu. Prima per di qua, quindi. Questa serie è andata davvero male, ragazzi. Ok. Qui non c'era bisogno di andare. Ok. E il primo episodio è andato leggermente meglio degli altri. Però sta di fatto che questa serie è andata nel complesso veramente male. Io ovviamente, ragazzi, ho continuato a farla perché era mia intenzione portarla a termine. Sono caduto per sbaglio. Ah, però posso tornare su. Volevo farlo in ordine a questo livello, ragazzi, per cercare questo tulipano rosa. E però appunto era mio interesse portarla a termine, anche perché è un gioco che volevo giocare a tutti i costi. Lì c'è il ladro. Penso che sia qua il tulipano rosa. Dovrebbe essere. Vediamo un attimo. Penso che sia abbastanza sopraelevato. Nel frattempo ammazzi i nemici. Stava per colpirmi, stava. Vediamo un attimo. Tulipano rosa, tulipano rosa. Forse l'avrete già visto, ragazzi. Può anche non essere, ovviamente. Tulipano rosa. Penso che sia abbastanza appariscente. Tipo, pensavo fosse là sopra, pensavo, però... Proviamo a salire, proviamo. Magari è una visuale più... Allora, vediamo un attimo. Tulipano rosa. Andare qua non serve a niente, vero? Non ce l'ho fatta per poco. Proviamo a cercarlo di sopra, ragazzi. E per cui, salvataggio, bene. Per cui, ragazzi, appunto, questa serie è andata male, questa serie. Però in ogni caso l'avrei continuata. L'avrei portata a termine perché era un gioco che volevo giocare. Ormai avete capito, ragazzi, come funziona il mio fare video su YouTube. Faccio giochi che voglio fare. Giochi che voglio fare e che voglio giocare. Quindi ora cerchiamo questo maledetto tulipano rosa. E in realtà non è che abbia altro da dire, perché comunque sono concentrato a cercare appunto il fiore. Non vorrei fare epic fail. Tulipano rosa. Dovrebbe essere abbastanza diverso rispetto agli altri fiori. Oh, trovato. Buono. Era nascostissimo, ragazzi. Vabbè, usciamo dal livello e vedete, tutto sommato queste parti extra non dovrebbero essere neanche troppo male. Il problema è che le voglio organizzare con punti abilità e achievement di Steam, in modo da fare in ordine tutti i livelli. Se è da tornare sulla collina pietrosa, ritorno. Da fare tutto quanto insieme. Achievement che mi tiro giù. Eccoli qua altri tulipani rosa, che possono essere bruciati, appunto. Eh sì, che però sicuramente tornano come prima, no? Ah sì, perfetto. Per cui, ragazzi, ammazzando quest'ultimo Nork, io vi saluto e vi rimando al primo episodio della seconda mia nuova serie dal mio ritorno di YouTube, su YouTube, scusate, ovvero il Wolfru, la serie, la guida al 100% e sicuramente di più di Spyro 2, Riptos Rage o Gateway to Glimmer, anche se in realtà qui è conosciuto sulla Reignited Trilogy è Riptos Rage, appunto della Reignited Trilogy. Sì, ragazzi, il primo episodio uscirà ovviamente dopodomani, domani uscirà Pokémon Bianco. E basta, ragazzi, ripeto, le parti extra ci saranno dopo aver completato il terzo Spyro, come si chiamava? Year of the Dragon, ok? Ciao a tutti, ragazzi!